notte magica di San Lorenzo, 10 agosto 2010, centro storico di Cariati che pullula di profumi, di sapori, di suoni mediterranei. I giganti di Vibo che hanno aperto questa magnifica serata con un prologo mi manda un po' le movenze della regina d'Aragona che combatte contro i mori. È anche un combattimento, ma anche un incontro fra culture, fra razze diverse, linguaggi diversi, e poi tutto questo tipo di tematiche si sono un po' trovato, hanno trovato la sintesi ideale nella tarantella, che è una danza di corteggiamento, di lotta, ma anche di amore fra i popoli. La tarantella è la linea guida culturale di questa nostra così proposta culturale che già da qualche anno portiamo avanti. Crediamo molto nella valorizzazione di questa danza, di questa musica, che in effetti è una punta di iceberg di un immenso, straordinario patrimonio di cultura popolare calabrese. Questa sera il centro storico, la piazza Plebiscito, con le sagre organizzate dall'Associazione San Michele Arcangelo, fritti, le crispelle cariatese, le melanzane ripiene, la pitta curiglite, il vino casereccio. La festa si è spostata a piazza Plebiscito, adesso qui a piazza Priozzi, è la prima festa itinerante del centro storico, la gente va da una parte all'altra, questa è la vita del centro storico. Questa è la vita di questa cittadina che scoppietta sempre di più con la musica tradizionale. Abbiamo questa rassegna di Lune di Lampane, questo è l'evento clou di quest'anno. Abbiamo ancora altre date nei prossimi giorni, vi aspettiamo ancora al centro storico di Cariati Magico, è straordinario. Grazie, ciao a tutti voi.